Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro di Neemia, un momento molto importante della storia del popolo di Giuda, quando dopo 70 anni in esilio in Babilonia, dopo che era subentrato il regno della Persia, il popolo di Dio e tante famiglie ebbero l'opportunità di rientrare a Gerusalemme per ricostruire la città, il Tempio, ma soprattutto la fede nel Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Noi questa puntata noi leggeremo dal capitolo 5 fino all'inizio del capitolo 7. Quindi incominciamo subito la lettura della parola del nostro Signore. Neemia capitolo 5. Parola di Dio. Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano, noi, i nostri figli e le nostre figlie, siamo numerosi, dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano, impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano, noi abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora, la nostra carne è come la carne dei nostri figli e i nostri figli sono come i loro figli. Ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù e alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave e noi non ne possiamo farci nulla perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano ad altri. Quando udì loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. Dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e disse loro, come? Voi prestate a interesse ai vostri fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea e disse loro, noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani e voi stessi vendereste i vostri fratelli ed è a noi che essi sarebbero venduti. Allora quelli tacquero e non seppero che rispondere. Disse ancora, quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani nostri nemici? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case e la percentuale del denaro, del grano, del vino, dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Quelli risposero, restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla. Faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Poi, agitando il mio mantello, dissi, così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni. Chiunque non avrà... Un attimo solo... Ecco qua, chiunque non avrà mantenuto questa promessa e sia egli scosso e resti senza nulla. Tutta l'assemblea disse Amen. Poi celebrarono il Signore e il popolo mantenne la promessa. Dal giorno in cui venni nominato governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato dal governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo ricevendone pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi
servi angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timor di Dio. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato nessun campo e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare. Avevo a tavola con me 150 uomini, giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circostanti. Ogni giorno venivano preparati per me un bue, sei montoni scelti e del pollame, e ogni 10 giorni si preparava grande abbondanza di vini di ogni qualità. Tuttavia, io non chiesi mai il compenso dovuto al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza a causa dei lavori. Oh mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Neemia capitolo 6, parola del nostro Signore. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: «Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io rispose loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una 5ª volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta, nella quale stava scritto: «Corre, corre voce fra queste popolazioni che Gasmo la ferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque, parliamone assieme». Io gli feci rispondere: «Le cose non stanno come dici tu, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami». Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabeel, or egli se ne stava rinchiuso là, e mi disse: «Troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché essi verranno a ucciderti e verranno a ucciderti di notte». Ma io risposi: «Un uomo come si dà forse alla fuga? Un uomo come mi potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò». Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire in quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda gli erano legati per giuramento, perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Yocanan, suo figlio, aveva sposato la figlia di Mesulam, figlio di Berechia. Essi dicevano bene di lui,
perfino in mia presenza. E gli riferivano le mie parole. E Tobia mandava lettere per impaurirmi. Neemia capitolo 7. Noi leggeremo fino al versetto di numero 4. Quando le mura furono ricostruite e io ebbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nelle loro funzioni, diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, ed ad Anania, governatore della fortezza, perché era un uomo fedele e timorato di Dio, più di tanti altri. E disse loro, le porte di Gerusalemme non si aprono prima che il sole scotti, e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudono e si sbarrino le porte, e si pongano a fare la guardia gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. La città era grande ed estesa, ma dentro c'era poca gente e non si erano costruite case. Parole del nostro Signore. Io ringrazio Dio veramente per questa parola benedetta da parte del Signore. La vita di Neemia, un uomo che è rimasto fedele nonostante tante cose che lo circondavano, che lo volevano scoraggiare, che volevano mettere, come si usa dire, il bastone tra le ruote, perché non portasse a termine un compito ricevuto da parte di Dio. E io e te non è diverso. Forse oggi noi non dobbiamo costruire le mura di una città, ma sicuramente noi abbiamo un qualcosa che dobbiamo fare, che Dio ci chiama a fare. E attorno a noi ci saranno sempre persone che proveranno a scoraggiarci, ma se ci affidiamo a Dio e non ci facciamo trascinare dalle loro parole, ma preghiamo al Signore affinché Dio ci dia forza, possa guidare il nostro cuore, la nostra mente, le nostre mani, i nostri occhi, noi sicuramente completeremo quello che Dio vuole che noi facciamo per Lui. Che Dio benedica la tua vita. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Questa sera noi abbiamo il PIS pregando insieme al Signore. Vieni a pregare al Signore insieme a tanti fratelli della famiglia di Dio. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù.